A me il corpo dei bersaglieri mi è sempre piaciuto. Questa sarebbe la rivista. Cioè, un condensato di tutte quelle belle ragazze che ho lanciato nei miei spettacoli. Adesso capite perché sono stato 40 anni in rivista. Tu sei figlia unica? Siamo tre sorelle. Tre sorelle? Orco, facciamo un quartetto, si può pure giocare una partita a scopone scientifico. E io sono la più piccola. Tu la più piccola? Che sono, sì. Giraffe le altre? No, sono la più piccola di età, ma la più grande. Ah, ho capito. No, guardavo sotto la balconata per vedere la coccarda. No, per ricordarmi che rivista è, insomma. E tu biondina. E tu biondina. Sandrina, emerenziana. Guarda, eri così truccata bene da brutta che quasi quasi non ti riconoscevo. Ho fatto una fatica, Macario? A truccarti da brutta? No, a truccarmi da bella adesso. No, Sandrina, tu sei la mia biondina. Il mio Macario, e tu biondina. È la rivista che mi ha laureato su Brett, grazie a lei. Correva l'anno del 1859. Ma cosa dici? Sì, no, dico la vicenda. Ah, la vicenda si svolgeva sì. Nel 1859. Ma la stagione teatrale era 1956-57. Sì, ieri. Sei l'altro ieri. Fa lo stesso. Uguale. Allora, Sandrina, vogliamo annunciarla? Sì. No, ci vorrebbe quella che annuncia, quella piccolina. Ma no, Macario, la presento io. Ah, sì? Sì. Allora dille che non la facciamo mica tutta, eh? Ma lo credo, durava tre ore. Ecco. Facciamo un condensato. Va bene, allora, il condensato. Un concentrato. Un concentrato. Il concentrato. Un dado.